Nell'ultima giornata del campionato di eccellenza, al Carlo Angeluzzi la Voluntas Spoleto batte 1-0 il Gualdo Casalastalda e conquista il quarto posto per quanto riguarda i playoff. Sconfitta pesante invece per i ragazzi di Balducci che, in virtù della vittoria della Subasio contro il Lama, si vedono scavalcati proprio dai bianconeri e dovranno giocare i playout a rivo torto. Per quanto riguarda la partita di oggi, il Voluntas Spoleto parte bene nel primo tempo. Dopo 5 minuti, su un calcio d'angolo di Domenico Antoni, arriva il colpo di testa di Mogliano, palla che finisce fuori di pochissimo. Nel Gualdo Casalastalda Balducci lascia fuori Procacci diffidato in vista dei playout, ma ritrova Stoppini in mezzo al campo dopo l'infortunio che l'aveva costretto ai box per circa 2 mesi. Al 17esimo, sponda di Mancini per Gaggioli, che arriva di gran carriera dal limite dell'area, sinistro potentissimo che il portiere dello Spoleto ribatte in calcio d'angolo. Al 18esimo arriva il vantaggio dello Spoleto, il gol che deciderà la partita. Su un cross dalla sinistra si inserisce molto bene il numero 11 Tramontano, che di prima intenzione batte Santini e realizza così il gol dell'1-0. Al 23esimo, altra occasione per la Voluntas Spoleto con Menchinella che da fuori aria prova il tiro. Santini si distende bene sulla sua destra, poi Marinelli riesce a evitare il tapin vincente di un giocatore della Voluntas Spoleto e mette il pallone in calcio d'angolo. Nel primo tempo gli spoletini controllano bene la partita, collezionano calci d'angolo e non subiscono più altre azioni degne di nota fino alla fine del primo tempo. Nella ripresa invece la partita è più vivace. Dopo 5 minuti ci prova subito la Cava, uno dei tre ex Gualdo in campo insieme a Colombi e Menchinella prova il colpo di testa, palla che finisce alta sopra traversa. Al 10esimo, episodio da Moviola in area gualdese con Di Domenico Antonio che entra in area dalla destra, sterza sul sinistro, entra in contatto con Matarazzi, finisce a terra, ma per l'arbitro Moretti Città di Castello non ci sono gli estremi per fischiare il calcio di rigore. Al 12esimo arriva la più grande occasione della partita per il Gualdo Casalastalda con un filtrante di Gaggioli. Stoppini fa una finta di corpo e mette Caracaci davanti al portiere. Il tiro però del numero 11 del Gualdo Casalastalda, forse anche tradito da un rimbalzo della palla, finisce alto sopra traversa. Poco dopo Balducci cerca di aumentare il peso offensivo della sua squadra togliendo Stoppini per Dragoni, passando così alle tre punte. Al 16esimo però il tiro viene da un centrocampista, Silvestri, dopo una combinazione tra Gaggioli e Mancini, tiro del numero 3 che finisce fuori di pochissimo alla destra del palo. Il Gualdo Casalastalda aumenta la pressione, si porta nella metà campo avversaria per cercare il pareggio che sarebbe fondamentale, ma non riesce più a costruire grandissime occasioni da rete. Lo Spoleto invece ci va vicino in due occasioni. Al 42esimo, su un cross del numero 2 Maulini, arriva il colpo di testa di Colombi con palla che finisce alta. Al 44esimo invece Di Domenico Antonio, uno dei migliori in campo, se ne va sulla fascia sinistra, servizio in aria per De Costanzo che poi allunga per Tramontano. Il suo sinistro poi è facile preda di Santini. Nei 4 minuti di recupero, forcing finale del Gualdo Casalastalda, che al 46esimo prima prova con Mancini ma il suo destro viene murato, poi sulla respinta la palla arriva a Silvestri, tiro con il mancino deviato e palla che finisce in calcio d'angolo. Non ci sono proprio azioni di rilievo, quindi termina la partita con lo Spoleto che sbanca il Luzzi e chiude al quarto posto la sua stagione. Per il Gualdo Casalastalda, domenica prossima, playout decisivo per rimanere in eccellenza contro la Subasio. Che posso dire, a livello sportivo dispiace quando succedono queste cose, però noi siamo venuti per vincere, anche perché venivamo da 3 pareggi consecutivi e quindi la partita si è messa subito bene, perché siamo andati in vantaggio e l'abbiamo gestita anche abbastanza bene. Poi dopo il secondo tempo è chiaro che il Gualdo voleva il pareggio, i ragazzi ce l'hanno messa tutta e purtroppo il calcio è così, non ce l'hanno fatta. Noi abbiamo preso 3 punti, adesso pensiamo ai playoff. Ma penalizza sul piano del risultato, ci penalizza, ma sul piano poi della prestazione, di quanto la squadra ha dimostrato di essere ancora viva, non sposta più di tanto. Questo era un torneo, abbiamo perso la semifinale, ma dobbiamo comunque fare la finale in condizioni un pochino più disagiate rispetto a quello che volevamo e probabilmente meritavamo. Faccio presente che un minuto prima di prendere gol è stato fatto un miracolo sul tiro di Gaggioli, quindi le partite sono sempre agganciate agli episodi. Oggi si è girato male, ma noi siamo vivi, ci andremo a giocare tutte le nostre carte, ci sono ancora 90, può darsi anche 120 minuti per giocarsi una stagione, e quello che ho visto comunque nel secondo tempo mi fa assolutamente ben sperare, perché ripeto, siamo vivi e ci andremo a giocare le nostre carte fino in fondo come sempre. È chiaro che giocare in casa con 2 risultati su 3 nei 120 minuti era più facile che giocare fuori casa e andare a vincere su un campo difficile come Rivotorto, ma non sposta, perché si può perdere in casa pur avendo 2 risultati su 3, si può vincere fuori casa avendone solo uno. Dipende dallo spirito, dipende dalla voglia, dipende dalla compattezza, dalla fiducia, dalla coesione. E noi queste armi ce le abbiamo già dimostrato, le abbiamo dimostrate anche oggi, e quindi non vedo perché non dobbiamo essere fiduciosi.